Ok, muoviamoci nel nostro quadrato ruotato e passiamo al soggetto, all'argomento della nostra presentazione. Per prepararlo, prima cosa definiamo alcune linee guida, poi sceglieremo quale approccio utilizzare. Quindi si tratterà di creare una struttura per la presentazione e infine di incominciare a inserire del contenuto. Partiamo dalle linee guida e lo facciamo chiedendoci che soggetto è? Un soggetto semplice o complesso, ad esempio? Se il soggetto è semplice per il nostro pubblico, potremo muoverci più velocemente. Viceversa, se con un soggetto complesso dovremo tenerne conto, quindi già semplicemente parlare più piano o a parità di tempo avere meno contenuti per dare il tempo al pubblico di capire e metabolizzare quello che gli stiamo dicendo. Ma dovremmo anche chiederci come posso semplificarlo, come posso renderlo più comprensibile.